Nel 1975 venne trasmesso uno sceneggiato Rai intitolato L'amaro caso della baronessa di Carini. Delle scene rimaste impresse a molti spettatori vedevano il coinvolgimento di misteriosi uomini incappucciati, chiamati i Beati Paoli. Non molti anni dopo il nome ritornerà in tutt'altro contesto, ovvero nelle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta. Buscetta ha detto in una sua deposizione: «La mafia non è nata adesso, viene dal passato. Prima c'erano i Beati Paoli che lottavano coi poveri contro i ricchi. Abbiamo lo stesso giuramento, gli stessi doveri». Questi sono due episodi che hanno contribuito a rendere conosciuto il nome dei Beati Paoli al di fuori della Sicilia e in tutta Italia. Ma chi sono questi misteriosi uomini incappucciati che i mafiosi considerano come dei loro predecessori? Appartengono solo alla fantasia degli sceneggiati e dei romanzi oppure sono esistiti veramente? In questo video indagheremo su di loro cercando di raccogliere quante più notizie possibili sulla misteriosa setta. Tra il 1909 e il 1910 sul Giornale di Sicilia viene pubblicato a puntate un romanzo storico. Il romanzo si chiama I Beati Paoli e il suo autore è un certo William Galt. La trama è ambientata tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700. Segue il giovane Blasco da Castiglione, un nobile cresciuto senza conoscere le sue vere origini, che scopre di essere figlio illegittimo di un potente feudatario. Attraverso una serie di intrighi e di colpi di scena, Blasco si unisce al misterioso gruppo dei Beati Paoli. Questi erano uomini che di giorno si occupavano dei propri affari come tutte le altre persone, ma la notte si trasformavano in una terribile setta che vendicava i soprusi subiti dai poveri e dagli oppressi. Avevano un loro tribunale per giudicare le vessazioni commesse dai potenti. Si incontravano coperti da cappucci e non si conoscevano nemmeno tra di loro. Si riunivano in una grotta sotterranea detta cuncuma, perché in dialetto siciliano tenere cuncumio vuol dire tener consiglio, congiurare. Il romanzo la descrive così. Era una specie di grotta, scavata nel tufo di forma circolare a cupola. In mezzo al locale vi era posizionata una tavola di pietra. L'uomo che aveva dato l'ordine stava seduto dietro quella tavola. Il suo cappuccio nero era ampio e tutto chiuso come i confrati incappucciati e gli scendeva in mezzo al petto. I Beati Paoli operavano quindi di notte dal loro rifugio nei resti delle catacombe dei canali sotterranei di Palermo. Nel corso del romanzo Blasco arriverà a scoprire chi sono alcuni di questi Beati Paoli. Scoprirà che è uno di loro Don Girolamo Ammirata, che di giorno è un modesto funzionario. Ma addirittura un nobile appartiene alla setta. Si chiama Coriolano della Floresta e Blasco diventa un suo amico. Proprio Coriolano spiega a Blasco che la giustizia amministrata dai Beati Paoli è inflessibile e incorruttibile e ha lo scopo di vendicare i molti soprusi subiti dalla povera gente da parte dei ricchi e dei potenti, che sono protetti dalle leggi dello Stato e della Chiesa che non fanno niente per i più deboli. Ma al solo sentire il nome dei Beati Paoli anche i potenti tremavano se avevano commesso qualche prepotenza. Il personaggio di Coriolano della Floresta darà il titolo anche a un seguito di questo romanzo uscito nel 1930. Tutti e due sono stati un grandissimo successo, soprattutto in Sicilia. Infatti il romanzo, oltre alla trama avvincente, piena di un senso di avventura e mistero, sfruttava con grande precisione la storia locale, facendo un ritratto credibile della società siciliana di fine Seicento. Quella setta di strani giustizieri e vendicatori, tra l'associazione a delinquere e l'ordine cavalleresco, ma che stava dalla parte dei poveri, si prestava benissimo a incarnare un modello di eroe popolare.
Per molto tempo il libro venne letto nelle case e la sua storia raccontata nelle famiglie, tanto che secondo lo storico palermitano Rosario La Duca, in Sicilia I Beati Paoli è ancora oggi l'unico libro che molta gente del popolo abbia letto nel corso della sua vita. Il regista Pino Mercanti nel 1947 diresse due drammi storici, I Cavalieri delle Maschere Nere e Il Principe Ribelle, che si basavano sui due romanzi. Ancora recentemente è stata annunciata una serie tratta dal romanzo con supervisore Giuseppe Tornatore, che però non saprei se sia ancora in sviluppo. Comunque, per dire che nel tempo la fama dei romanzi e di conseguenza dei Beati Paoli del romanzo è andata crescendo. E oggi la maggior parte delle persone conosce i Beati Paoli in questa versione romanzata, pur sapendo che potrebbero essere basati su una qualche verità storica. Infatti oggi sappiamo anche che sotto allo pseudonimo William Galt si nascondeva il palermitano Luigi Natoli, che era proprio uno studioso della storia della sua città. Natoli era nato nel 1857 e aveva convinte idee politiche mazziniane e anticlericali. Nel suo romanzo aveva reso i Beati Paoli proprio una specie di rivoluzionari positivi dalla parte del popolo, mentre i potenti e i vertici della Chiesa erano il male da combattere. Questa visione positiva probabilmente è piaciuta anche ai mafiosi, infatti abbiamo visto che Buscetta considerava i Beati Paoli come predecessori della mafia. Anche Totò Riina ha fatto dei riferimenti a loro, mentre un altro pentito, Salvatore Contorno, si faceva chiamare Coriolano della Floresta, proprio come il protagonista del romanzo di Natoli. Fin qui abbiamo parlato del mito contemporaneo dei Beati Paoli, che è stato molto alimentato dai romanzi di Natoli. Ma che cosa si sapeva prima sui Beati Paoli? Come abbiamo detto, Luigi Natoli conosceva benissimo la storia locale, altrimenti non avrebbe potuto scrivere il suo romanzo. Effettivamente nel 1800 c'erano già stati altri che avevano parlato dei Beati Paoli, anche se la loro fama era limitata a Palermo e al massimo alla Sicilia. Non possiamo escludere che nelle dicerie popolari fossero ben visti, anzi erano diffusi dei canti e dei modi di dire che alludevano ai Beati Paoli. Ma gli scrittori li descrivevano in modo diverso dagli eroici personaggi dei libri di Natoli. Lo scrittore e antropologo Giuseppe Pitre definiva la parola cuncuma in senso negativo, accostandola ai Beati Paoli. E la sua definizione è simile a quella che si potrebbe dare per un'associazione mafiosa oggi. Cuncuma, riunione, compagnia di uomini, per lo più non buoni e giudicati come non buoni. Riunione segreta e misteriosa come quella dei Beati Paoli, che avevano le loro grotte paurose ed impenetrabili presso il giardino detto della cuncuma. Essiri di la cuncuma, essere del tal numero dei tristi, della cosca, aver l'arte, l'attitudine di ingannare e prevedere gli inganni, esser furbo. Prima di Natoli, un altro scrittore siciliano, Vincenzo Linares, aveva già intitolato un racconto I Beati Paoli. Linares li presentava come una cosca di omertosi, di sicari di professione che obbedivano a un capo e avevano regole rigide. A volte intervenivano per raddrizzare dei soprusi e per questo erano ben visti dalla gente, ma più spesso portavano a termine vendette personali o altri crimini comuni. Secondo Linares, la setta venne scoperta dalla giustizia e venne sgominata. In realtà sia Natoli sia questi altri scrittori prendevano le informazioni di base sui Beati Paoli da una fonte storica, che è stata approfonditamente studiata nei suoi libri da Francesco Paolo Castiglione. Questa fonte sono i diari di Francesco Maria Emanuele Gaetani, marchese di Villa Bianca, nobile palermitano nato nel 1720 e morto nel 1802. Già alla fine del 1700 il marchese di Villa Bianca scrive che ai suoi tempi nessuno si ricordava più dei Beati Paoli. Lui però ne sapeva qualcosa. Questi Beati Paoli, scrive il marchese, ossia scellerati uomini,
a mio credere che da figliolo ebbi ad intendere, non sono tanto antichi e forse più di ogni altro luogo si fecero sentire nella città di Palermo, a causa che il sgherrismo e il valentismo era abbastantemente coltivato dalle persone potenti e da nostri baroni del regno. Le persone mezzane, quindi, e basse, non potendo far tal spesa di mantenere sicari, si formavano a vanto col procedere empiamente da per se stessi, con le loro mani. In sostanza, dice che i Beati Paoli furono attivi a Palermo a causa della prepotenza dei nobili. Le persone dei ceti più bassi, non potendo assoldare come i nobili degli sgherri, si facevano giustizia da sole, riunite in questa società. Il marchese indica anche il luogo preciso dove i Beati Paoli si riunivano e tenevano il loro tribunale segreto. Era il rione del Capo di Palermo, sotto la chiesa di Santa Maria del Gesù o Santa Maruzza. Lui stesso avrebbe verificato ancora ai suoi tempi la reale esistenza di una caverna dove in passato i Beati Paoli si sarebbero riuniti dopo la mezzanotte alla luce delle candele. Il marchese di Villa Bianca fa addirittura tre nomi di appartenenti alla setta dei Beati Paoli. Il primo era un certo Giuseppe Amatore, un maestro scopettiere, cioè un fabbricante di fucili. Morì nel 1704 nel tentativo di evadere dalla prigione perché diede fuoco alla porta ma rimase soffocato dal fumo. Il suo corpo morto venne impiccato lo stesso e lasciato in bella vista. Il secondo si chiamava Girolamo Ammirata e è il personaggio che è stato rielaborato da Natoli nel suo romanzo. Era veramente un funzionario contabile dell'ospedale grande di Palermo e venne impiccato nel 1723 per aver ucciso un uomo con un colpo di carabina. Il terzo, il marchese di Villa Bianca, lo avrebbe conosciuto di persona. Era un vetturino di Palermo, ovvero un conducente di carrozze chiamato Vito Vituzzu. Villa Bianca lo incontrò da bambino e lo ricorda come un amante delle risse che dava ad intendere di essere stato un membro dei Beati Paoli. Una volta che la setta era stata sgominata, lui che era scampato alla forca si era ridotto a fare il sacrestano di una chiesa. Il marchese di Villa Bianca è un nobile e non ha molta simpatia per questi Beati Paoli, che considera uomini pericolosi e destabilizzanti. Ma riporta pure l'idea che le origini della setta risalirebbero addirittura al Medioevo. Se state apprezzando il video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi le nuove uscite e magari consigliatelo a amici interessati come voi agli enigmi della storia. Se vi ricordate, siamo partiti dallo sceneggiato Rai sulla baronessa di Carini e alcuni collegano un fatto storico reale che coinvolge questa baronessa ai Beati Paoli. Laura Lanza, baronessa di Carini, venne uccisa insieme all'amante nel 1563 dal padre, il potente conte Cesare Lanza. Probabilmente Lanza doveva dei soldi all'amante della figlia e nascose questo movente sotto un delitto per difendere l'onore del legittimo marito di lei. In questo complicato scenario avrebbero avuto un loro ruolo i Beati Paoli. Ma il rimando più frequente risale ancora più indietro, fino all'epoca medievale. Secondo il marchese di Villa Bianca, i predecessori dei Beati Paoli erano una setta medievale detta dei Vendicosi. Un altro intellettuale contemporaneo del marchese, Mariano Scasso e Borrello, traduce la Storia Generale di Sicilia, pubblicata dal francese L'Évêque de Burigny nel 1745. In una nota Scasso e Borrello riporta una cosa simile. «Ella è costante opinione appo il volgo, che più volte vide si rinnovellare cotesta società di nascosi vendicatori in Sicilia, ed altrove comunemente appellati i Beati Paoli. Cioè la gente di Sicilia pensa che ogni tanto questi vendicatori si ripresentano nella storia e si chiamano anche Beati Paoli». Effettivamente esistono delle fonti medievali, ma non parlano dei Beati Paoli. Parlano però di una setta detta appunto dei Vendicosi. Sono due fonti anonime e riportano un avvenimento collocato nel 1185 o nel 1186. Anche in quest'epoca la Sicilia è sotto il dominio di potenti signori stranieri, i Normanni.
la prima cronaca dice solo: un nuovo gruppo di uomini, che erano chiamati vendicosi, sorse in una certa parte del regno, e il suddetto re, ovvero Guglielmo II di Sicilia, li fece impiccare e sottoporre a diverse punizioni. L'altra cronaca è un po' più dettagliata. Sorse una certa setta nel regno di Sicilia, composta da uomini vani, che si facevano chiamare vendicosi, e compivano tutti i mali che potevano, non di giorno, ma di notte. Questa seconda cronaca indica come loro maestro e principe un certo Adinolfo da Pontecorvo, che venne impiccato, mentre alcuni suoi seguaci vennero marchiati a fuoco. Anche un prete chiamato Sinnorito, presumibilmente coinvolto nella faccenda, venne deposto, nonostante fosse amato dal popolo. Queste fonti medievali chiudono un po' il quadro delle testimonianze scritte finora conosciute, collegate ai Beati Paoli. Ma prima di arrivare alle conclusioni, possiamo analizzare anche qualche altro aspetto interessante. Una prima cosa interessante è che non sappiamo neanche l'origine dello strano nome di questa setta, Beati Paoli. Il marchese di Villa Bianca dà una spiegazione che sembra palesemente inventata da lui. Dice che era un riferimento a un valente sgherro di nome Paolo, che di giorno la faceva da santo col culto della chiesa e la notte la faceva da caposicario. Una credenza popolare diceva che chi nasceva nella notte di San Paolo, quella tra il 29 e il 30 giugno, avrebbe posseduto virtù soprannaturali. Una teoria più probabile è che il nome sia collegato a San Francesco da Paola, patrono del regno di Napoli e Sicilia. I Beati Paoli sarebbero andati in giro di giorno vestiti da monaci devoti a questo santo, ascoltando nelle chiese le voci e le confessioni della gente, per poi usarle di notte per complottare e mettere a punto le loro vendette. La cosa si collegherebbe anche ai loro cappucci neri, a volte però raffigurati come bianchi nell'immaginario attuale, e al loro presunto stemma che era una croce sovrastata da due spade incrociate. Questo travestimento dei Beati Paoli sarebbe ricordato ancora oggi in Sicilia, dove sembrare un Beato Paolo indica che uno sembra buono, ma in realtà è pericoloso. Un'altra cosa interessante sui Beati Paoli, infatti, è che oltre alle fonti scritte compaiono in molti detti popolari e tradizioni orali. Le loro storie sarebbero state messe in scena nell'Opera dei Pupi siciliana, ovvero il famoso teatro tradizionale di marionette. A Palermo, quando qualcuno subisce un sopruso, si potrebbe sentir dire «ci vorrebbero i Beati Paoli». Oppure averne quanto i Beati Paoli significava prendere un sacco di legnate, forse per ricordare il momento in cui la setta venne sgominata. La misteriosa presunta grotta dei Beati Paoli esiste veramente. Nel 1889 i suoi accessi vennero registrati da un erudito palermitano chiamato Vincenzo Di Giovanni. Lui fece affiggere sul palazzo da cui si accedeva una targa marmorea con scritto «Antica sede dei Beati Paoli». Lo stesso comune di Palermo aveva ritenuto i Beati Paoli come figure notevoli della città, infatti gli aveva intitolato una via già nel 1874 nel luogo dove si sarebbero riuniti. Oggi a Palermo ci sono sia la via, sia una piazza, sia diversi locali che richiamano nel nome i Beati Paoli, soprattutto nel quartiere Capo. Grotte e cunicoli che i Beati Paoli avrebbero potuto usare per nascondersi o per muoversi sono lo stesso uno scenario credibile. Infatti a Palermo ci sono gallerie scavate dal corso del fiume Papireto, cave di pietra e un complesso di catacombe cristiane, anche se è difficilissimo stabilire quanto fossero veramente accessibili nelle varie epoche. Alcuni riferimenti ai Beati Paoli si troverebbero pure fuori dalla Sicilia. In alcune zone del nord Italia si dice che uno che ha mangiato tanto ha mangiato per i Beati Paoli. Anche a Malta c'è un detto che significa che uno è stato picchiato alla maniera dei Beati Paoli. Per molti secoli Malta è stata parte del Regno di Sicilia e condivide molte sue vicende storiche con la Sicilia.
Alcuni hanno suggerito addirittura che Malta potrebbe essere stata una roccaforte dei Beati Paoli. Oggi c'è un ristorante a La Valletta chiamato Beati Paoli. Ma dopo questo lungo viaggio, tre informazioni abbastanza frammentarie, possiamo anche provare a tirare le somme della nostra indagine e a domandarci che cosa ci sia di vero e se ci sia qualcosa di vero nella vicenda dei Beati Paoli. Purtroppo, come abbiamo visto, le fonti sui Beati Paoli non sono molte e tendono a tracciare più una leggenda che una storia credibile nel suo complesso. Quindi ognuno può farsi la sua opinione sulla base di quello che vi ho raccontato e al massimo posso dirvi quella che mi sono fatto io dopo aver letto e ricercato sull'argomento. Si potrebbe dire che i Beati Paoli non siano esistiti per niente e siano il frutto di dicerie popolari e storie inventate. E in effetti non ci sarebbero troppe prove inconfutabili per smentire questa posizione. Anche se questa storia sembra radicata nella cultura siciliana e se ne parla di sicuro almeno dal 1700. Secondo me il racconto che sembra più storicamente credibile è il nucleo centrale di quello che dice il marchese di Villa Bianca, che non a caso poi è un po' la fonte di tutti gli altri racconti. Se avesse inventato di sana pianta la storia dei Beati Paoli, i suoi contemporanei l'avrebbero smentito e lo stesso avrebbero fatto per quella traduzione della storia di Sicilia di Mariano Scasso e Borrello, che invece evidentemente gli stessi siciliani hanno ritenuto veritiere. Anche se collega i Beati Paoli pure al Medioevo, il marchese stesso scrive che questi Beati Paoli non sono tanto antichi. E infatti porta esempi di veri uomini vissuti all'inizio del 1700. Lo stesso periodo viene coperto anche dal romanzo di Natoli, che pur essendo un romanzo è stato scritto da un ottimo conoscitore della storia locale. La Sicilia degli inizi del 1700 aveva visto al potere diversi sovrani stranieri nel giro di poco tempo. E il Settecento in generale è un'epoca di cambiamenti storici notevoli. È possibile che esistesse quindi un gruppo organizzato di uomini che usavano la violenza, che magari a volte servivano gli interessi di qualche persona che voleva vendicarsi, a volte si ribellavano proprio direttamente a qualche potente. Una congrega di uomini palermitani o in generale siciliani, pronti a tutto, che ha fatto molto parlare di sé in un'epoca tumultuosa. Visto che si muovevano in questo scenario complicato, è possibile che qualcuno li apprezzasse e qualcuno li temesse. Magari, viste le loro attività illecite, dovevano veramente riunirsi in segreto e qualche tratto della loro leggenda potrebbe essere stato vero. Come capita spesso, se riduciamo un po' gli aspetti più scenografici come cappucci, eroi del popolo senza macchia, può rimanere una storia verosimile. Nelle varie fonti poi non si capisce se fossero solo persone dei ceti di mezzo, come dice il marchese di Villa Bianca, oppure ci fosse anche un appoggio di alcuni aristocratici, come avviene nel romanzo di Natoli. Questa ambiguità in realtà rende più credibile la setta, che piuttosto che essere stata solo un gruppo di eroici Robin Hood di Sicilia, poteva essere un gruppo con fini anche politici. E che magari attirava gli interessi anche di qualche nobile più ribelle e sovversivo. Oltre a questo, i collegamenti con la prima età moderna o addirittura con il Medioevo mi sembrano abbastanza inconsistenti. Se si studiano società segrete simili, praticamente tutte rivendicano di essere molto antiche, salvo che poi si scopre che non lo sono quasi mai. È poco probabile che una tradizione medievale di vendicatori, il cui capo viene eliminato dal re in un batter d'occhio, sia stata conservata in segreto per secoli senza lasciare tracce, mentre tutto intorno il mondo cambiava drasticamente. I vendicosi del XII secolo saranno stati anche un'altra piccola setta di ribelli realmente esistita, ma per collegarli ai Beati Paoli del 1700 ci vorrebbero prove molto più solide. Sempre il marchese di Villa Bianca o anche Linares fanno capire che la setta venne sgominata dalla giustizia nella prima metà del Settecento. Villa Bianca dice pure che già alla metà del Settecento nessuno se la ricordava più.
quindi è improbabile che abbiano dato direttamente origine alla mafia. Più probabilmente i mafiosi hanno trovato di avere dei valori in comune con i Beati Paoli, la cui popolarità ha iniziato a crescere dal 1800 in poi, e li hanno adottati come una possibile origine storica nobilitante dal loro punto di vista. Chissà se scopriremo mai qualcosa di più certo e preciso sui misteriosi Beati Paoli. Intanto potete dirmi la vostra nei commenti, se li conoscevate già e se pensate che siano veramente esistiti, oppure che siano solo una leggenda che ha stregato l'immaginazione della Sicilia.